Siamo quasi alla chiusura del parco giochi qui a Padova. Come sono andate le cose quest'anno? Insomma, non proprio benissimo, però dai, qualcosina si è mosso. Di più degli anni scorsi? No, molto meno, ma molto molto meno. Si vede anche un po' desertificata qua la zona. Infatti, proprio deserta, non entra nessuno, non c'è gente. Però speriamo bene, dai. Noi ci diamo da fare nel nostro lavoro e speriamo che la gente continui a credere in Luna Park, perché qui ormai non si crede più in niente. Che cosa è cambiato negli ultimi anni? Ma penso soprattutto il modo di divertirsi, non vengono più Luna Park, ma non solo Luna Park, un po' dappertutto vediamo anche in giro che la gente, i ragazzi soprattutto, non vengono più al divertimento. Tante giostre hanno evitato di venire qui perché si spende troppo. Ma ognuno ha fatto la sua scelta, però comunque dipende sempre dal lavoro che c'è nella zona. Uno sceglie o non sceglie di venire, però sta a lui sapere se venire o no. Per lei non costa troppo l'affitto qua? È alto, però lavoriamo con questo, non abbiamo dove andare e cerchiamo di darci da fare. Che cosa si richiede al comune di Padova? Di abbassare un po' i costi sicuramente e di darci una mano a intivare un po' la gente a venire a Luna Park. Perché noi le nostre promozioni le facciamo tutto il tempo dell'anno, soprattutto qui a Padova abbiamo aperto con l'apertura 1 euro, abbiamo fatto delle feste del bambino, prendi 2 paghi 1, per intivare un po' la gente anche con le scuse della crisi. Quindi più promozione delle giostre? Più promozione e un po' più pubblicità, perché dopo infine non è che qui ci sia chissà cosa. Quest'anno addirittura liti non ce ne sono state, ci sia stato qualche piccolo disguido, ma niente di più. Quelle che sono arrivate